Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, in questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo, nostro Signore, passò dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Cristo, ieri e oggi, principio e fine, Alfa e Omega, a Lui appartiene il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere, per tutti i secoli in eterno. Amen. Per mezzo delle sue piaghe sante e gloriose, ci protegga e ci custodisca il Cristo Signore. Amen. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio.
esulta, coro festoso dei cieli, esulta, terra inondata di luce. Oggi la vita ha vinto la morte, gloria al Signore, gloria al Signore. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti, il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. Esulta, coro festoso dei cieli, esulta, terra inondata di luce. Oggi la vita ha vinto la morte, gloria al Signore, gloria al Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Innalziamo i nostri cuori, sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta, è veramente cosa buona e giusta, esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi il debito di Adamo, e con il sangue sparso per amore ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua, in cui è immolato l'agnello, che segna con il suo sangue le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, i nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva i credenti in Cristo dall'oscurità del male e dalla corruzione del mondo, e li consacra all'amore del Padre nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo ha spezzato i vincoli della morte e dagli inferi risorge vittorioso. Esulta, coro festoso dei cieli, esulta, terra inondata di luce. Oggi la vita ha vinto.
vinto la morte. Gloria al Signore, gloria al Signore. O mirabile condiscendenza della tua carità, o inestimabile tenerezza del tuo amore, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il figlio. Senza il peccato di Adamo Cristo non ci avrebbe redenti. Felice colpa che meritò un così grande redentore. Il mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, rende l'innocenza ai peccatori e la gioia agli afflitti. Oh, notte veramente gloriosa che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei tuoi ministri nella liturgia solenne del cielo, simbolo della nuova luce. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cielo offerto in tuo onore per rischiarare l'oscurità di questa notte risplenda di luce inestinguibile. Salga a te come profumo soave, si confonda con gli astri del cielo. Lo trovi ancora acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo figlio, che risuscitato dai morti radia sugli uomini la sua luce serena, e insieme con te vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli carissimi, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest'opera di salvezza incominciata con la Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse:
le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuno secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonte di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Manda il tuo spirito, Signore, a
benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: Eccomi, figlio mio. Riprese: Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme, così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna.
Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!» Rispose: «Eccomi!» L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede», perciò oggi si dice «Sul monte il Signore si fa vedere». L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Parola di Dio. Signore, è mia parte di eredità, è mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Preghiamo, o Dio Padre dei credenti, che stendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli, e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Dal Libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone
i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare, e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Egli è stato la mia salvezza, e il mio Dio lo voglio lodare, il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, Signore il suo nome, i carri del faraone il suo esercito, li ha scagliati nel mare, i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono,
sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità. Luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Preghiamo. Dio, anche ai nostri tempi vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Baruch. Ascolta, Israele, i comandamenti della vita. Porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché, Israele, perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora? Chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza. Colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi. Colui che manda la luce ed essa corre. L'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli le ha chiamate ed hanno risposto, eccoci, e hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita. Quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna, Giacobbe, e accoglila. Cammina allo splendore della sua luce. Non dare a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele,
perché ciò che piace a Dio da noi è conosciuto. Parola di Dio. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Signore, tu hai parole di vita eterna. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu hai parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tu hai parole. Preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Signore, tu hai parole di vita eterna. Preghiamo. O Dio che accresci sempre la tua Chiesa chiamando nuovi figli da tutte le genti, custodisci nella tua protezione coloro che fa rinascere dall'acqua del battesimo. Per Cristo nostro. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto. Pace agli uomini di buona volontà. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Amen. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini
Preghiamo. O Dio che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli rinnovati nel corpo e nell'anima siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è libero dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Meraviglia ai nostri occhi.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un grande terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come fulgore, e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Saluti a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vado in Galilea, là mi vedranno». Parola del Signore. Nel racconto della creazione vengono descritte le opere compiute da Dio fino alla chiamata all'esistenza dell'uomo. Opera questa diversa da tutte le altre, perché l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio, dunque capace di relazione e di reciprocità, dotato di intelligenza e di libertà, idoneo a ricevere e a ricambiare, quindi a vivere un'alleanza, a sancire un patto. È la prima alleanza. Il testo della Genesi lo dice con chiarezza: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, e Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò, e li benedisse dicendo loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Dio chiama l'uomo ad essere suo interlocutore, ma anche suo collaboratore per portare a termine il progetto sul mondo. Questa alleanza originale
fondativa è infranta dal peccato. Ma Dio non si arrende di fronte al rifiuto dell'uomo e avvia nel suo amore misericordioso una storia mirata alla salvezza. Intende riallacciare il filo dell'alleanza reciso dal nodo del peccato. E il nodo dell'alleanza viene stretto attraverso la fede obbediente di Abramo. La prova a cui è sottoposto è estrema, ma il sì di Abramo a Dio è più forte di qualunque altro legame. Per questo Dio pronuncia il suo solenne giuramento. Perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. La storia della salvezza prosegue e il testo dell'Esodo ci racconta l'evento della Pasqua, figura e simbolo della redenzione che si compirà in Cristo Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo. L'Onnipotente riscatta il suo popolo dalla schiavitù e apre il cammino della libertà. Racconta il testo che Mosè stese la mano sul mare, gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra, e gli egiziani li inseguirono. E il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare. Mosè stese la mano sul mare e il Signore travolse l'esercito egiziano, mentre gli israeliti avevano camminato sull'asciutto. Il brano si conclude con un'affermazione forte: il popolo temette il Signore e credette in Lui. Propongo un breve tentativo di attualizzare questa narrazione, perché la parola di Dio non solo parla a noi, ma parla di noi. Dobbiamo riconoscerci sempre nei protagonisti delle scene bibliche che ci vengono presentate. Le acque sono simbolo di morte. Va interpretato questo termine, non in senso biologico, ma spirituale, relazionale. La vita, quella vera, in senso biblico, sta nell'accogliere l'amore di Dio e nel riamarlo vivendo secondo la sua parola. E con l'amore di Dio che si è ricevuto, poi imparare ad amare se stessi e ad amare gli altri, facendo il bene secondo la volontà del Signore. E dove c'è vita, quindi amore accolto, custodito e donato, lì c'è gioia e c'è pace. Il peccato invece danneggia e paralizza l'amore e attiva le spinte contrarie: egoismi, rancori, aggressività, sopraffazioni, cattiverie, che sono sempre divisive, separanti. E così il peccato produce la morte, che è madre di tristezza. Allora ciascuno di noi stasera deve chiedersi: dov'è il mio Egitto? Occorre dare un nome alle forze oppressive e spesso prepotenti che ci sopraffanno. Dobbiamo individuare con chiarezza le dinamiche coartanti
e soffocanti che ci rendono amara la vita, che frenano la vita come capacità di accogliere, custodire e dare amore. Quali condizioni di soggezione al male rappresentano in me il faraone, figura emblematica delle forze interne ed esteriori che ci tengono prigionieri in un'esistenza soffocante, avvolta da un egoismo che alcune volte diventa impenetrabile. Quali sono le nostre acque di morte? Quali vizi, difetti che bloccano il nostro passaggio verso una vita pienamente conforme alla volontà di Dio? Quali sofferenze non riusciamo a vivere bene e provocano in noi rigetto, quindi rabbia oppure avvilimento? Quali eventi del passato e del presente ci impediscono di amare secondo il progetto dell'Altissimo? Quali aspettative distorte muovono i nostri giorni, determinano le nostre scelte e condizionano i nostri comportamenti? Camminiamo circondati anche da acque insidiose e da una cultura largamente segnata da strutture di peccato. Ogni volta che deviamo dalla strada della parola, finiamo per entrare in esperienze che ci uccidono dentro e una parte di noi muore. Dico a te e a me, fratello, sorella, vuoi attraversare da solo questo mare? Attendo, rischi di rimanerci intrappolato. Si fa la fine dell'esercito del faraone. Solo Dio ha il potere di aprire queste acque di morte e consentirci, con l'aiuto della sua grazia, di camminare sul terreno asciutto della parola per giungere sulle sponde della vera libertà e avanzare verso la terra promessa, cioè la comunione con Dio, con noi stessi e con gli altri. Abbiamo bisogno della sua alleanza. Questa viene sancita in modo definitivo e perfetto nella Pasqua di Gesù. Racconta il testo del Vangelo che abbiamo ascoltato che Maria di Magda e l'altra Maria andarono a visitare la tomba ed ecco, vi fu un gran terremoto, un angelo del Signore sceso dal cielo si avvicinò e rotolò la pietra. Ricordiamo che il sepolcro di Gesù era sbarrato da questa pietra pesante, grande. Il masso che ostruisce la via di uscita dalla nostra prigionia, perché nella tomba del Signore Gesù sono comprese tutte le nostre tombe, non possiamo rimuoverlo da soli. Non c'è autoriscatto. Sono inutili e dannosi i tentativi di essere i redentori di noi stessi. La risposta sta nella Pasqua, e nella Pasqua soltanto, la Pasqua di Gesù, perché Dio non ha abolito il male, né ha cancellato la sofferenza dal mondo, ma ha inviato il Figlio per aprirci la strada della libertà vera e della vita. Dice con espressioni bellissime Sant'Agostino: egli, il Signore Gesù, ha preso la morte e l'ha infissa alla croce e ne ha liberato i mortali. Ma nella morte di Cristo, la morte ha trovato la sua morte, perché la vita, morendo, ha ucciso la morte. E abbiamo ascoltato nel Vangelo l'annuncio gioioso dell'angelo: non abbiate paura, dice alle donne, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto. L'annuncio viene ricevuto dalla Chiesa
e chiama a portare a tutto il mondo questa notizia esultante, bella, luminosa. Il Vangelo infatti sottolinea: andate a dire ai discepoli, afferma l'angelo alle donne, è risorto dai morti ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Noi possiamo fare esperienza del risorto. Il Vangelo dice alle donne che Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Poi continua il Signore: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Anche oggi è possibile vedere il Signore Gesù con lo sguardo della fede e incontrarlo, fare esperienza di Lui. Dove? Nella Chiesa. È il luogo dove la Pasqua continua ad avvenire per la nostra salvezza. E l'Epistola di Paolo ci ricorda che se Cristo è risorto, anche noi possiamo risorgere con Lui. Se Lui è vivo, anche noi dobbiamo vivere da risorti con Lui. Afferma l'Apostolo delle genti: anche noi possiamo camminare in una vita nuova, così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Da questa consapevolezza scaturisce l'impegno a progredire ogni giorno sulla via della conversione. Sarebbero da meditare con calma e in modo approfondito le parole del profeta Abacuc: se tu avessi camminato nei sentieri di Dio, saresti vissuto sempre nella pace, sempre, perché possiamo vivere nella pace in ogni occasione, qualunque cosa accada, se camminiamo sui sentieri di Dio. E continua il testo del profeta Baruch: impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la vita, dov'è la luce agli occhi e la pace. E conclude il profeta con un'espressione che ci commuove profondamente: beati noi, perché ciò che piace a Dio ci è stato rivelato. Concludo queste riflessioni inevitabilmente frammentali. Il tempo non ci consente di prolungare il nostro percorso meditativo. Viviamo a livello planetario il dramma della pandemia da coronavirus. In questo momento il nostro cuore ospita tutti coloro che soffrono, tutti coloro che hanno perso la vita a causa del Covid-19, accoglie tutti coloro che combattono con coraggio, con eroismo questa battaglia, accoglie i familiari provati da sofferenze strazianti. Però siamo chiamati da credenti a percorrere questa via dolorosa sapendo che se viviamo secondo lo spirito di Gesù, di crocifisso risorto, ogni croce può trasformarsi per noi e attraverso noi, per gli altri, in un'esperienza di vita nuova, più piena e generosa. Ci accompagni in questo santo viaggio la Madre del Signore, la Donna della Pasqua, perché desolata sotto la croce, ma gloriosa nella sua assunzione al cielo. L'augurio, caro fratello, cara sorella,
e che anche tu possa fare Pasqua per cantare con tutta la Chiesa l'alleluia della riconoscenza e della gioia. Amen. Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunziato a Satana e alle sue opere. E ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberato dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia, in Cristo Gesù nostro Signore, Amen. Per la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, l'annuncio della Pasqua di Gesù risuonato ancora per noi in questa notte, penetri nel nostro cuore, ravvivi la speranza, susciti la preghiera. Preghiamo insieme e diciamo, donaci la tua vita, Signore. Aiutaci, Signore, a radicarci nel tuo amore, per rimanerti sempre fedeli, come le donne di Galilea, anche nei momenti in cui sperimentiamo la tua assenza. Noi ti preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. Conduci, Signore, i cristiani a cercarti risorto nella Pasqua settimanale, come le donne che portavano il profumo ti cercavano all'alba del giorno dopo il sabato. Noi ti preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. Fa rotolare via, Signore, i massi che impediscono agli uomini e alle donne di oggi di accogliere il tuo Vangelo e vivere la tua Pasqua. Noi ti preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. Guida, Signore, la Chiesa ad accogliere la tua croce per vivere nella tua resurrezione, testimoniando agli uomini la tua vittoria sulla morte e sulle forze del male. Noi ti preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. Suscita in mezzo a noi, Signore, uomini e donne capaci di superare ogni paura per gridare anche in questo momento di crisi la speranza generata dalla tua Pasqua. Noi ti preghiamo.
donaci la tua vita, Signore. Accogli nella tua Galilea, Signore, i tanti sacerdoti, i tantissimi medici, il personale sanitario, le schiere dei nonni e tutti gli altri che formano la moltitudine immensa dei caduti in questo tempo di pandemia. Noi ti preghiamo. Donaci la tua vita. Ascolta, Signore Gesù, la nostra preghiera e guidaci con lo Spirito Santo all'ascolto della tua parola e alla pienezza della vita in te per cantare la gloria del Padre, ora e per i secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, di l'universo, che la tua bontà abbia voluto questo pane, il frutto della terra e del mondo dell'uomo. Lo scendiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, di l'universo, che la tua bontà abbia voluto questo vino, frutto della vita e dell'amore dell'uomo. Lo scendiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo perché questo santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nella notte gloriosa della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Pietro Celestino, San Massimo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La Chiesa è il popolo della Pasqua, è un popolo che vive la Pasqua, vive la comunione con il Padre per mezzo di Gesù, il crocifisso risorto, nello spirito di verità e di amore, ma vive anche la comunione fraterna e la tensione ad annunciare il Vangelo a tutti, fino agli estremi confini della terra. Per questo, come famiglia dei figli di Dio, preghiamo con le parole che il Vangelo ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore, crocifisso risorto, sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, e con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore.
come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali, viviamo concordi nel vincolo del tuo amore per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In questa notte santa di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Regina Celi.